signori, benvenuti a tutti in questo nuovo video di Spawn 92 Paradise. Che bello che posso portare quello che cazzo mi pare qui. Siamo qui. Siamo qui e siamo in parecchi, siamo veramente tanti, tant'è che abbiamo voluto fare due batterie. Ho una sfida aperta con questo signore qui, che l'ultima volta mi ha fatto veramente male. Mia nemesi. Mi ha fatto tipo grinare le costole per 3-4, non lo so, costole grinate per 3-4 giorni. Grinatura variabile. Qui continuano le registrazioni, quasi finito. Questi qua sono i kart elettrici, perché come potete vedere è indoor e si distribuisce su due livelli la pista. Molto molto carina. L'uomo da temere è lui, insieme a Dario, che però per fortuna non è nella mia batteria. Possiamo vedere l'ansia dei piloti. Pronti per la partenza. Fate una foto a lui per favore. La classica. Lui è il più bello e soprattutto quei calzini di Pac-Man. Bellissimo. Che non gli va di girare il mio amore, è bello. Guarda quanto è bello il vaso. Come si entra su questo attrezzo infernale? Aspetta che. Addio. Ah, mi sono fatto male con l'orologio, iniziamo benissimo proprio, benissimo. Ah, c'è un anno e mezzo, ok, posso, fastidio. Vuoi sapere tutto? Fammi un breve... Allora, tasto rosso non va toccato, ogni giro c'hai 5 secondi per andare più veloce, basta cliccare il tasto fino alto a destra e tenerlo premuto. Per fare la marcia abbassiamo tutto l'acceleratore e il tasto azzurro insieme. Per ripartire freno e di nuovo acceleratore. Ok. Ti manca la visiera. Guarda come prendono forte sta curva, non vale, però c'è Sandrino che pesa duetti, porca miseria. Dai, scallami i motori, tu. Brem, 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 brem. Dai che me sei in curva. Oddio, subito, così, si va, riscaldiamo le gomme, che a gomme fredde non si va da nessuna parte. Però aspetta, non devo chiacchierare, beh adesso si può chiacchierare, dai. Dopo regà, ve lo dico, io entro in competizione e sto zitto, eh. Perché io dico sempre, no vabbè, ma è proprio rosico, perché devo andare forte. Oh. No, dai. Non stiamo andando bene, non stiamo andando bene. Devo ritrovare il ritmo dell'altra volta. Mamma mia, signori! Mamma mia, che salvata l'ho fatto, ma che so! Tocca a finire, sta quasi a finire il tempo! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Vai Lore! Vai Lore! Pezzo del merda. Mi sono fermato perché per fare l'ultimo giro ho fatto bene. Spero di averci almeno il tempo per fare l'ultimo giro, sennò sto in mezzo di casini. Ok, ora deve essere buono. Oh, voi camminate là davanti, eh. Ah, ha perso la cifra. Cavolo. Vai, 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 vai così. Vai così. E niente, andata. Peccato, mannaggia, mannaggia. Passi tu, oh, mi fai schifo, come fai? Ma mortacci tu, ma fammi passare, oh. Pezzo di merda. Allora signori, quinto. Davanti ci abbiamo una persona che tecnicamente guida pulito. Dietro ci abbiamo una persona che tecnicamente guida pulito. Dai, 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 raga. Ci apprestiamo in quinta posizione. Interni. Attenzione, interni, interni è buono, eh. Noi andiamo a cannone subito, cinti. Il problema poi dopo sarà nelle curve che sono tutte quante a sinistra. Vabbè, ma noi cerchiamo di buttarci dentro senza fare i cattivi. Almeno inizialmente senza fare i cattivi.
quinto sono partito e quinto sono arrivato. Un paio di sorpassi, qualche scambio, però niente di emozionante. Un vero peccato perché ho cominciato a ingranare da metà gara in poi e a fare veramente un buon tempo. Però devi fare. Mannaggia, però bravi, bravi, perché qua davanti camminavano forte, Peccato perché ho capito soltanto in un secondo momento che un paio di curve le potevo fare proprio piene. È pur vero che si sono riscaldate le gomme e all'inizio non tenevano niente. E l'altra volta per fare così mi sono sbattuto due volte addosso al muro e ho perso posizione. Per cui vabbè, parsimonioso, e ci siamo venuti il quinto posto. Siccome un po' tutti, come siamo partiti, siamo arrivati, abbiamo deciso di organizzarne un'altra, però questa volta senza guardare la classifica, ma semplicemente per puro divertimento, per farci qualche scambio, per farci qualche sorpasso, qualche bottarella. Sti cavoli della posizione, infatti ci siamo mescolati, ci siamo messi con posizioni a caso. Vediamo di dare qualche botta a Darietto. Eccoci qua che si parte, ci mettiamo per ottavi. Ottavi? Perché ottavi? Oh, non lo so, a me mi hanno detto che mettiamo ottavo. Oh, fa freschetto mo, Rivoglio la felpetta, No, ottavo? E non ho capito un cazzo, dove lo mette? Che cazzo mette, là? Vabbè, raga. Oddio, che succede qua davanti? questo qualcuno lo superiamo mo, No! Vabbè, raga, questo l'abbiamo fatto a cazzeggiare, ovviamente. Almeno ci abbiamo un po' di spettacolo, perché sennò gare alternative. Oddio, interno! È più divertente così. Fammi i sorpassi. No! Ho perso tempo. Vai, qui pieno, Dovrebbe essere abbastanza calde le gomme. No!
Lei è un ladro! Sto coglione! E qui sì che invece ci siamo spaccati dalle risate. Fatemi sapere se volete altre gare su questi kart insieme a tutto il gruppo. Per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, si trovano in un centro commerciale che si chiama Studio 51 sulla Pontina, per andare da Roma verso Latina, ed è praticamente una pista da kart elettrici su due piani, molto molto divertente. Ve la consiglio per passare una serata insieme ai vostri amici. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace per supportarmi, iscrivetevi, cosa più importante attivate anche la campanella se volete la notifica quando esce un nuovo video. Noi ci vediamo come sempre al prossimo e ciao.